mancano 2 ore all'inizio della cerimonia di inaugurazione e gli occhi del mondo sono sull'isola di Procida per la prima volta nella sua storia. Quanto questo cambierà il volto dell'isola e che ricadute avrà sull'isola? Non aumentare il carico di ansia, perché sono già a palla se dice che gli occhi del mondo sono puntati su di noi, ci mette ancora più in difficoltà. Io credo sinceramente che la storia dell'isola nel nostro piccolo è già cambiata quando quel 18 di gennaio del 2021 c'è stata la proclamazione a capitale della cultura. L'abbiamo ripetuto tantissime volte e ancora questa è un'occasione per farlo, perché l'isola, che era la meno nota, ha avuto una ribalta internazionale e quindi abbiamo notato anche una differenza su come ci raccontano, su come raccontano Procida. Prima su un TG nazionale Procida era sempre definita come l'isola in provincia di Napoli, per esempio. Adesso basta dire Procida e immediatamente il telespettatore immagina questo posto e quindi veramente già c'è stata una trasformazione in termini di notorietà del nostro territorio. Credo che questo fenomeno continuerà nei prossimi anni e dobbiamo solo essere attenti a preservare l'identità del posto. Quali sono le preoccupazioni per il futuro e come potrebbe trasformarsi l'isola in seguito a questo evento e a questa eco internazionale nuova? Può succedere quello che in parte già sta accadendo, cioè che aumenta l'ospitalità con tante piccole strutture di carattere diffuso che accolgono i tanti ospiti che stanno venendo. Penso che dobbiamo essere attenti come amministrazione a mantenere questo fenomeno abbastanza sotto controllo, senza strafare, senza commercializzare un'identità che deve essere, continuare ad essere, quella marinara storica di Procida. Allora, oggi si comincia dopo un lunghissimo percorso che ha mostrato come Davide può farcela con Golico, può farcela con il gigante, con il piccolo ce la può fare con il gigante. Oggi è la rivalsa di piccoli. Quanto è l'importanza di questa iniziativa che inizia, di questo anno di eventi che comincia? Beh, in realtà il tempo che noi abbiamo avuto a disposizione non è stato tantissimo. Normalmente una capitale europea, ad esempio della cultura, lavora per 5-7 anni a prepararsi alla inaugurazione. Nel nostro caso abbiamo avuto poco più di un anno, quindi è stato un tempo breve, abbiamo dovuto fare quindi uno sforzo organizzativo molto importante, non soltanto perché l'isola presenta, diciamo, delle difficoltà oggettive, ma anche perché la nostra volontà era quella di attivare un percorso, da un lato, di coinvolgimento non soltanto dei cittadini ma anche di tutte le istituzioni. Quindi devo dire che da questo punto di vista il segno è sicuramente positivo, quello di essere riusciti a creare un coinvolgimento largo nella popolazione, un coinvolgimento largo soprattutto da un punto di vista istituzionale. Come si racconterà nel corso di questo anno di eventi l'isola? Beh, l'isola già si è iniziata a raccontare con questo slogan che ormai ha fatto il giro del mondo. Come sapete, la cultura non isola è un motto che noi abbiamo creato prima dell'avvento della pandemia e subito dopo la pandemia è diventato un motto popolare perché abbiamo fatto l'esperienza di isolamento. Oggi, con questi venti di guerra che soffiano in Europa, sempre di più questo motto inizia a diventare addirittura qualcosa di più potente e simbolico ancora, cioè attraverso la cultura dobbiamo lavorare per creare legami, accoglienze e ponti. Mai la scelta di Moby Dick come valore simbolico da aggiungere, come richiamo ancora ulteriore all'identità mediterranea? Perché dentro questa affermazione che la cultura non isola, lo spazio del mare trova sicuramente una sua forte significazione. Il mare, soprattutto il Mediterraneo, è stato quel luogo all'interno del quale la cultura d'Occidente si è formata proprio grazie a questi scambi continui ed interculturali. Per questo abbiamo aperto con una cerimonia culturale legata al mare, perché il mare è parte dell'identità di questo luogo e il mare soprattutto in questo momento ci può insegnare che non c'è distanza, in realtà c'è soltanto la possibilità di arrivare dall'altra parte. Quindi inizieremo non soltanto con Moby Dick, ma inizieremo con uno spettacolo sulla terraferma e quindi metaforicamente il traghetto per noi è già una balena e dentro le viscere conteniamo i visitatori, gli ospiti, ma soprattutto metaforicamente anche qui per noi sono Pinocchio, ma sono anche Giona, quindi la speranza di Giona. Quindi tutti questi Giona oggi arriveranno sull'isola e incontreranno poi anche il mito di Moby Dick. Vabbè, siamo emozionatissimi, è un arrivo che era nel destino, perché all'inizio noi dovevamo inaugurare il 22 gennaio e Mattarella non poteva venire perché era nel semestre bianco, poi il Covid ci ha fatto spostare l'inaugurazione, intanto ci sono state le elezioni, Mattarella è stato nominato per la seconda volta Presidente della Repubblica e quindi era destino che Mattarella venisse qui sull'isola per questa inaugurazione della capitale. Come fareste un in bocca al lupo a tutti quanti per questo evento? Io direi soltanto una cosa, godetevelo, godetevelo.